Bentrovati, il maltempo è tornato, un violento nubifragio si è abbattuto dalla tarda mattinata sul versante orientale della Sicilia, strade allagate nel Catanese, a Giardini Naxos è esondato il torrente Sirina, mentre un incidente autonomo, fortunatamente senza gravi conseguenze, si è verificato sull'autostrada Catania-Messina tra gli svincoli di Giarre e Fiume Freddo, traffico ovunque in tilt, il primo dei nostri servizi. Sicilia di nuovo sott'acqua. Un violento nubifragio ha colpito dalla tarda mattinata il versante orientale dell'isola. Questa è Catania intorno alle 13. Qui invece siamo a Giardini Naxos nel Messinese, dove è esondato il torrente Sirina ed ha trascinato un'auto, una Nissan Micra, fin sulla spiaggia. Ed ancora qui ad Acireale, dove le strade in pochi minuti si sono allagate lasciando diversi veicoli in panne. Traffico in tilt ovunque. Un incidente autonomo, forse per l'asfalto viscido a causa della pioggia, si è verificato sull'autostrada Catania-Messina tra gli svincoli di Giarre e Fiume Freddo di Sicilia. Una Fiat multipla è uscita fuori dalla carreggiata e si è schiantata contro alcuni alberi, adagiandosi poi su un fianco. Fortunatamente nessuna conseguenza per il conducente, inevitabili disagi alla normale circolazione. Le immagini che vedete, qui siamo in Viale Vittorio Veneto a Catania, hanno subito fatto il giro del web, scatenando commenti e accuse sullo stato delle caditoie in città, che non riescono a far defluire regolarmente l'acqua. Previsioni dunque confermate. Per oggi era stato diramato lo stato d'allerta giallo sulla Sicilia, cielo nuvoloso anche domani e domenica. Domani ancora nuvolosità, qualche altra possibilità di qualche altro leggero piovasco, ma poche quantità. La stessa cosa nella giornata di domenica. Diciamo che l'elemento caratterizzante del fine settimana sarà la nuvolosità più o meno irregolare, più o meno ispessita, con qualche possibilità di pioggia. Senta, verso che inverno andiamo? Cosa è possibile prevedere al momento? Beh, in questo momento, tra l'altro, la situazione al solito del mese di novembre è estremamente dinamica. Noi vediamo che per la prossima settimana è previsto l'irruzione di aria fredda nel Mediterraneo, però noi come Sicilia non saremo così fortemente interessati, saranno più interessate le altre aree dell'Italia, l'Italia centrale, l'Italia settentrionale. Dunque ci stiamo avviando all'inverno, però con la solita situazione, insomma, di estremamente dinamica, dunque situazioni che sempre in evoluzione, dunque giornate che magari ci sono e sono anche soleggiate, che ci ricordano un po' la tarda estate, però anche situazioni da pioggia e da nuvolosità. Cambiamo argomento, inaugurato stamani il nuovo pronto soccorso del Policlinico di Catania, entrerà ufficialmente in funzione domenica prossima e contestualmente chiuderà quello del Vittorio Emanuele. Mario Grasso. Ore 12:18 di venerdì 16 novembre, momento da incorniciare per la sanità catanese e per il Policlinico di Catania. Eccolo, il taglio del nastro del nuovo pronto soccorso, sognato, desiderato da tempo e che domenica prossima entrerà finalmente in funzione, modernissimo, al passo con i tempi, anzi innovativo, così è stato definito il presidio sanitario di emergenza urgenza, in grado di effettuare migliaia e migliaia di prestazioni sanitarie anno dopo anno, a partire da domenica prossima, quando contestualmente chiuderà il pronto soccorso del Vittorio Emanuele. Oggi è il giorno dei sorrisi, degli abbracci, degli applausi liberatori dopo un lungo periodo di attesa. Giornata di soddisfazione, ma anche di acquisita consapevolezza di una accresciuta responsabilità, perché è una struttura all'avanguardia e questo ci suggerisce la necessità di continuare a lavorare perché la sanità siciliana presto non debba avere nulla da invidiare alle altre regioni d'Italia. Ecco. Non tutti, alcuni mesi fa, avrebbero voluto scommettere sulla possibile apertura di questa struttura. Dobbiamo realizzare queste strutture in ognuno dei grandi bacini e anche le richieste che sono state avanzate in termini di investimenti infrastrutturali per tutto il territorio della regione sono un punto di partenza indispensabile per assicurare a tutta la Sicilia lo stesso livello di servizi con professionalità
professionisti capaci che io voglio ringraziare, perché tante volte i professionisti che lavorano negli ospedali siciliani sono costretti a lavorare in condizioni di difficoltà. È un pronto soccorso che da tempo volevamo aprire, finalmente siamo riusciti grazie alla collaborazione dell'assessorato alla salute dell'avvocato Razza, del presidente della regione e grazie al grande lavoro, e lo vorrei sottolineare, dei medici dell'ospedale, del Policlinico e del Vittorio Emanuele. Il dottore Bonaccorsi, il direttore generale insieme al dottore Lazzara hanno accelerato i tempi, i nostri medici, il dottore Carpinteri, primario dell'MKO, è riuscito a mettere tutto a posto, siamo pronti, partiremo, offriremo un servizio di notevole livello qualitativo al cittadino catanese. Era un passo difficile, ci hanno creduto in tanti, sapevate che c'erano ostacoli al trasferimento del pronto soccorso dal Vittorio Emanuele qui al Rodolico, adesso siamo pronti con percorsi innovativi, con tecnologie all'avanguardia e con uno sguardo rivolto al futuro che è il San Marco, perché già stiamo lavorando sull'apertura nei primissimi mesi dell'anno del San Marco. E si permette di consegnare alla nostra città una struttura di eccellenza. Con l'imminente apertura del San Marco la sanità catanese sarà davvero di valenza nazionale. Ecco quindi perché al governo regionale, Annello Musumeci, all'assessore Razza, al Policlinico Universitario e quindi al magnifico rettore Basile, dottore Bonaccorsi, va certamente il plauso, all'amministrazione comunale che ha lavorato in stretta sinergia per risolvere i problemi di mobilità che ne saranno assolutamente conseguenziali. Dunque un evento importante, tanto atteso per la città di Catania. È già partito il trasloco dal vecchio pronto soccorso del Vittorio Emanuele, ma cosa resta nel nosocomio di via Plebiscito? Ce lo dice Mario Grasso in questo servizio. Iniziano in queste ore le operazioni di trasferimento del pronto soccorso dal Vittorio Emanuele al nuovo presidio ospedaliero policlinico di via Santa Sofia. Ma il Vittorio Emanuele non si svuoterà di certo, anzi rimarrà ospedale assolutamente primario nel contesto del sistema sanitario cittadino e provinciale. A partire dal pronto soccorso pediatrico, a non subire variazioni, sarà anche il pronto soccorso ostetrico-ginecologico del presidio ospedaliero Santo Bambino che rimarrà nella sede di via Tindaro. Dicevamo delle prime operazioni di trasferimento, si parte con l'unità operativa complessa di medicina e chirurgia d'accettazione urgenza con pronto soccorso. Si inizia con lo spostamento degli arredi e delle apparecchiature elettromedicali, mentre domattina si trasferiranno i pazienti ricoverati nella medicina d'urgenza. Sarà il direttore sanitario Lazzara, insieme al direttore dell'unità operativa Carpinteri, a coordinare le fasi dello spostamento. La giornata clou rimane comunque quella di domenica, quando alle 8 del mattino saranno sospese le attività di accettazione al pronto soccorso Vittorio Emanuele e contemporaneamente, dunque sempre alle 8, sarà attivato il pronto soccorso del Policlinico. L'ospedale Vittorio Emanuele non sarà chiuso e, anche se non sarà più sede di pronto soccorso, continuerà le attività di ricovero ordinario e ambulatoriale. Rimarranno nel presidio di via Plebiscito, infatti, le specialità di angiologia, medicina, chirurgia, urologia, servizio di fisiatria, malattie infettive, chirurgia toracica, servizio di cardiologia, chirurgia maxillofacciale, terapia del dolore, pediatria e pronto soccorso pediatrico, dialisi, odontoiatria speciale, riabilitativa, clinica odontoiatrica, otorinolaringoiatria, dietologia, radiologia, laboratorio di analisi, anatomia patologica, medicina del lavoro, medicina nucleare, fisica sanitaria, reumatologia, laboratori specialistici e di ricerca. Insomma, a parte il pronto soccorso, il Vittorio Emanuele continuerà ad essere quel che è sempre stato per i catanesi. C'è però il rischio che la chiusura del pronto soccorso del Vittorio Emanuele vada a strozzare il pronto soccorso del Garibaldi. Pertanto il presidio ospedaliero di Piazza Santa Maria della Gesù proverà a rafforzare l'ambulatorio dei codici bianchi, la cui apertura al pubblico sarà prevista anche per questo fine settimana, sabato e domenica, dalle ore 8 alle ore 20. Al comune di Catania, infine, è chiesta una migliore viabilità sia nella zona del policlinico e lungo il percorso che conduce dal Vittorio al policlinico. Adesso la politica, prima giornata a Catania di Muoviti Italia, la convention del centrodestra per il terzo anno consecutivo si tiene nel capoluogo etneo. Oltre 300 i delegati presenti, da domani arriveranno i big.
Muoviti Italia 2018 mette insieme le varie anime del centrodestra etneo nella tre giorni organizzata all'Hotel Dune di Catania tra convegni, incontri e dibattiti. Una fucina di idee in cui i giovani rivestono un ruolo fondamentale nella governance futura, ancora di più in un momento storico travagliato e dal futuro incerto per il sistema paese, hanno sottolineato gli organizzatori dell'evento. Sul palco, tra gli altri, oltre ai leader storici del partito, il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, l'onorevole Basilio Catanoso e il presidente di Forza Italia Catania, Pippo Acidiacono. Tra le pubbliche in sala anche figlio dell'ex ministro Altero Matteoli, scomparso tempo addietro, di cui è stato tracciato un affettuoso ricordo sull'impegno politico che l'ha contraddistinto, innovazione amministrativa ai tempi della democrazia partecipata e dei social media. Inoltre il tema approfondito nella giornata di apertura della kermesse. Gli incontri proseguiranno domani, ancora nella mattinata di domenica, con approfondimenti sull'Europa tra sovranismo e populismo e riforme legislative, con un occhio puntato alle prossime elezioni europee, tornata elettorale cui il centrodestra guarda con legittimo interesse. Una tre giorni importante per noi, ormai tradizionale appuntamento dei giovani che si confrontano con la politica. Io credo che da momenti come questi può nascere una classe dirigente di cui questo nostro paese ha bisogno, quindi speriamo che possa andare bene, come sembra che ci siano tutte le condizioni, e quindi aspettiamo di capire in questi giorni come andrà e poi fare insieme una sommatoria dei successi che i ragazzi avranno in questa tre giorni. Idee per l'Europa in vista delle europee? Ma no, il problema, noi come sapete peraltro lo abbiamo sempre affrontato, è uno degli argomenti chiave. L'Europa va rivista, per noi l'Europa non può essere quella di oggi, è un'Europa di mercanti che è governata solo dal nord della stessa Europa. E quindi su questo si dovrà lavorare tanto. Le elezioni sono importanti a livello comunale, a livello nazionale, a livello europeo, ma non sono la fine del mondo. Io credo che sia più importante creare la classe dirigente e soprattutto la coscienza di giovani italiani che sappiano che devono lavorare per la propria terra. Nuovi autobus dell'azienda metropolitana Trasporti a Catania, sono oltre 40 ed oggi sono stati schierati in Piazza Duomo, in Piazza Università e lungo via Etnea. Si va verso lo svecchiamento del completo parco mezzi. L'azienda metropolitana Trasporti di Catania si dota di nuovi mezzi per migliorare il servizio del trasporto pubblico urbano. Stamattina il centro storico del capoluogo etneo è stato invaso dai 42 nuovi bus di ultima generazione che sono stati per l'occasione presentati. Il loro acquisto è avvenuto grazie ai fondi europei del programma di finanziamento PON Metro. Da domani saranno sulle strade, rafforzando la flotta della MT. I 42 nuovi autobus sono alimentati a metano e tutti dotati di pedane per l'accesso ai disabili, con capienza complessiva di 101 viaggiatori. A bordo dei mezzi, anche dei monitor a colori per l'intrattenimento e l'informazione all'utenza. Certamente questo è un fatto positivo, soprattutto nella contestuale situazione di crisi del comune, ed è un motivo di speranza e di orgoglio per la città di Catania. Abbiamo 42 nuovi mezzi che verranno messi da subito a disposizione della cittadinanza. Questo ci consentirà di rafforzare il servizio che in questi mesi ha sofferto, ci consentirà di mettere i cittadini nelle condizioni di fruire di mezzi nuovi, moderni, efficienti e dotati di tutte le migliori tecnologie. Sarà una prima tappa della riorganizzazione del servizio pubblico locale a Catania. Assieme a questo dobbiamo riorganizzare l'azienda, valorizzare maggiormente le informazioni al cittadino, rendere i mezzi più puntuali e riorganizzare le reti e le linee degli autobus, perché sono vecchie di 20 anni e in questo momento non riescono a servire efficientemente la città. Come e quanto migliora il servizio con questi nuovi mezzi? Il servizio certamente migliorerà molto, già da domani saranno operativi presso tutte le linee, presso tutte le aree della città, però come dicevo non basta, dobbiamo anche mettere mano alla riorganizzazione generale delle linee. Questo è certamente un primo passo importante, entro l'anno prossimo attendiamo ulteriori circa 80 mezzi e questo consentirà entro un anno, entro dicembre 2019, di rinnovare totalmente la flotta a disposizione di Catania.
Presidente, non è mancata in questo periodo qualche nota polemica da parte di chi l'ha preceduta, però diciamo che sostanzialmente si prosegue su una linea di continuità, indipendentemente poi da chi c'è al timone della MT. Certamente l'AMT è un'istituzione che supera la dimensione e la durata dei consigli di amministrazione pro tempore che si sono succeduti nei 50 anni e passa di storia. Certamente anche devo dire che degli elementi di discontinuità ci saranno, ma proprio su questa circostanza devo rappresentare che gli autobus sono stati acquistati grazie a fondi europei, grazie all'intervento dell'Agenzia di coesione territoriale, quindi vuol dire un intervento concreto dell'Europa che è vicino ai cittadini, non vuol dire solo tutto quello che sentiamo quotidianamente sul giornale. Quindi proprio su questi 42 autobus l'intervento dell'AMT e se vogliamo anche del Comune di Catania è abbastanza limitato, sono fondi PONMETRO che vengono destinate a tutte le città metropolitane italiane. Quindi da questo punto di vista nessuna polemica, è una grande felicità per poter dotare i mezzi, dei mezzi la città. E purtroppo a fare da contraltare a queste immagini di autobus fiammanti questa foto che mostra invece sempre un autobus dell'azienda metropolitana trasporti ma danneggiato. Parliamo di tifo violento, prima la supporter con un fumogeno nascosto nel reggiseno, poi un gruppo sempre di tifosi del Catanzaro che in occasione della partita con il Catania hanno danneggiato questo mezzo dell'AMT deferito all'autorità giudiziaria, un uomo di 35 anni per violenza privata e minacce, indagati in stato di libertà invece altri 35 supporter della squadra calabrese, per tutti l'applicazione del DASPO, le forze dell'ordine sono risaliti agli uomini grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza. Ancora a cronaca, i carabinieri di Palagonia in provincia di Catania hanno arrestato con l'accusa di riciclaggio in concorso Febronio Cona di 30 anni e un 26enne, entrambi di Palagonia. Avevano realizzato all'interno di un capannone industriale di Contrada Tre Fontane una vera e propria centrale per il riciclaggio di auto rubate, oltre a tre vetture ancora integre in attesa di essere smantellate. Sono stati rinvenuti altri 32 veicoli parzialmente o completamente smontati. Le scocche delle auto erano state tagliate e private del numero di telaio. Tutti i veicoli di recente immatricolazione sono risultati rubati nelle province di Catania e Siracusa. Le tre vetture ancora integre, due Fiat Grande Punto e una Lancia Y rubate in provincia di Catania, sono state restituite ai legittimi proprietari. Torniamo ad occuparci adesso dell'esplosione avvenuta meno di due anni fa a Catania in via Francesco Crispi, è costata la vita a due donne. Rinviato a giudizio con l'accusa di omicidio e disastro colposi il proprietario dell'immobile dove scoppiò una bombola di una stufa a gas. Omicidio e disastro colposi. Con queste accuse andrà a processo il 62enne Arturo Russello che il 26 febbraio dello scorso anno causò il crollo a Catania della palazzina a tre piani al civico 103 in via Crispi all'incrocio con via Archimede dove l'uomo abitava al primo piano. Secondo la procura Russello, rinviato a giudizio, avrebbe chiuso male la bombola della stufa provocando una violenta esplosione che rase al suolo l'intero palazzo in cui abitavano sei famiglie coinvolgendo anche in parte due palazzine attigue fatte subito evacuare. A stabilire la svolta giudiziaria è stato il magistrato Salvatore Ettore Cavallaro nel corso dell'udienza preliminare svoltasi al piano terra del Palazzo di Giustizia. La richiesta di rinvio a giudizio firmata dalla PM Raffaella Agata Vinci Guerra risale al 18 giugno scorso. Sarà ora il Tribunale a stabilire quale sezione penale dovrà occuparsi del caso. Secondo la Procura, l'omesso controllo della chiusura della bombola a gas della stufa domestica di Russello avrebbe provocato l'esplosione della palazzina tuttora diroccata nonostante sia trascorso più di un anno, con facciata, solai, pavimenti e le pareti distrutte ridotte in un cumulo altissimo di macerie. Due donne persero la vita nel collasso dell'edificio che avvenne nella notte tra il 25 e il 26 febbraio del 2017, pochi minuti dopo le due. Morì sul colpo la pensionata 85enne Agata Strano mentre dormiva nel suo letto nell'appartamento al secondo piano. Lottò invece tra la vita e la morte per oltre
oltre un mese Rosaria Nicosia, la 69enne che abitava al primo piano del palazzo accanto, deceduta poi il 31 marzo all'ospedale Garibaldi Nuovo di Catania. Finì in ospedale in condizioni gravissime anche una bambina marocchina di 10 mesi. Furono i vigili del fuoco del comando provinciale di Catania, insieme a polizia, carabinieri, personale del 118 e uomini del 115 del comando di Enna, ad estrarre la piccola dalle macerie insieme alla madre. Furono trasferite immediatamente all'ospedale Garibaldi, dove la bimba rimase a lungo ricoverata in coma farmacologico. Dopo un anno e mezzo la piccola è ancora sottoposta alle cure dei medici, che sembrano ottimisti sulla sua ripresa. I familiari della bambina sono stati ammessi come parti civili nel processo, così come i parenti di Rosaria Nicosia, deceduta dopo un mese dall'esplosione. Il crollo della palazzina generò anche dei disagi per i sopravvissuti del palazzo, che vennero trasferiti dal comune in alcuni bed and breakfast e in altre sistemazioni di fortuna. Anche Russello, che abitava al primo piano, rimase ferito nell'esplosione. Subì la frattura della mascella e di alcune costole e rimase gravemente ustionato su diverse parti del corpo, per lo più in testa e nelle mani. L'uomo venne prima trasportato all'ospedale Vittorio Emanuele di Catania e poi trasferito al civico di Palermo. Una volta sequestrati i resti dello stabile, la procura avviò una serie di verifiche sulla posizione e il ruolo dell'uomo nell'accaduto. Il 28 febbraio il 62enne venne iscritto nel registro degli indagati per omicidio e disastro colposo. Il processo inizierà nei prossimi mesi. Sentite adesso questa: un intero condominio o quasi indagato per minacce che reciprocamente i residenti si facevano, fino a rendere invivibile una palazzina del quartiere Barriera a Catania. Intervenuti i poliziotti del commissariato Borgognina dopo che ultimamente erano state presentate, pensate, 6 querele e 2 esposti. In particolare, una donna e sua figlia hanno denunciato per atti persecutori un uomo di 43 anni, loro vicino di casa, che con il suo atteggiamento avrebbe procurato il loro ansia. La figlia ha anche dichiarato che l'uomo, oltre a svariate minacce, l'avrebbe anche seguita e importunata telefonicamente sul luogo di lavoro negli ultimi giorni. Le avrebbe anche lanciato contro un oggetto metallico, fortunatamente senza colpirla. L'uomo è stato denunciato anche da un'altra donna per il reato di danneggiamento e violazione di domicilio. Non è però finita: le vittime di questi fatti sono state denunciate a loro volta da un'altra condomina per il reato di danneggiamento e minacce aggravate, sicuramente una situazione non di facile convivenza. Ci spostiamo adesso ad Acireale, parliamo dei depuratori di Contrada Femmina Morta e Volano. Il commissario governativo è intervenuto stamani in consiglio comunale, presenti anche i sindaci dei comuni interessati dal mega progetto di 200 milioni di euro. Salvo Cuturi. Il commissario governativo unico per la depurazione, Enrico Rolle, stamani ha relazionato in consiglio comunale, seduta straordinaria a cui hanno preso parte anche i sindaci dei comuni interessati. Argomento: progettazione e realizzazione di 2 depuratori consortili di Contrada Femmina Morta nel territorio di Pozzillo e via Volano, a servizio di un comprensorio che ingloba diverse municipalità della cintura urbano-marino pedemontana delle Aci. Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, San Giovanni La Punta, Santa Venerina, Valverde, Via Grande, Tre Castagni, Zafferana Etnea, la stessa città di Acireale che ospiterà i 2 impianti. Tempi stretti e sanzioni certe da parte della Comunità Europea, che sulla mancata impiantistica di depurazione continua a derogare sanzioni all'Italia dal 2004, la legge sull'obbligo della depurazione è del 1976. I numeri fanno emergere un ritardo sulle cui responsabilità il panorama è piuttosto ampio e interessa amministrazioni di tutti i colori politici che si sono succedute negli ultimi 30 anni. L'equipe formata da professionisti, guidata dal professore Rolle, ha completato l'iter amministrativo. Si tratta della madre delle opere pubbliche del territorio, presenti e future. 133 milioni di euro stanziati dal CIPE, ne serviranno ulteriori 67 per un totale di 200 milioni di euro. In 4-5 anni bisognerà completare i progetti, cantierizzare e consegnare le opere. Beh, direi che i tempi forse sono stramaturi, vista la premessa che lei stessa ha fatto sui 30 anni di attesa. Sono maturi anche perché, al di là del fatto che queste opere in Italia erano state programmate già negli anni 70 e poi in alcuni territori non sono state realizzate, ma di recente poi incominciamo anche a pagare sanzioni perché l'Europa, diciamo, ci ha sanzionato per il mancato rispetto di una normativa sulle acque reflue urbane, quindi direi che i tempi sono più che maturi. Ecco. Sono 2 i depuratori consortili a servizio di diversi comuni dell'area acese e pedemontana. Tempi di realizzazione e finanziamenti?
Beh, noi crediamo finanziamenti, diciamo, per gran parte sono disponibili e c'è la promessa di completare la provvista finanziaria entro breve. I tempi sono naturalmente non brevi perché si tratta di fare prima una gara di progettazione, poi acquisita la progettazione fare la gara dei lavori. 4-5 anni per completare tutto, speriamo 4 anni. E comunque è venuto qui per spronare gli enti locali? Sì, per chiedere soprattutto a loro anche di affiancarmi, cioè di rimuovere le difficoltà, di aiutarmi a fare presto, perché è una situazione che va sanata, perché qui stiamo parlando di un attentato all'ambiente, alla salute dei cittadini, non è solamente l'Europa che ce lo chiede. Dal progetto originario potrebbero uscire circa 15.000 residenti delle zone a monte, i cui refoli potrebbero essere convogliati nel mega impianto di Mantano d'Arci in fase avanzata di realizzazione. Rolle si dichiara possibilista. Ci è stato prospettato, noi abbiamo fatto già degli incontri col sindaco e abbiamo cercato di capire quali dei comuni di monte potevano essere deviati verso l'impianto di Catania di Mantano d'Arci. E sono approfondimenti in corso che si completeranno prima naturalmente di iniziare il dimensionamento di quegli impianti. Più o meno credo che con 15.000 abitanti dovremmo riuscire a portarli sulla base delle indicazioni che ci sono state verso l'impianto di Catania. Restiamo ad Acireale, parliamo di edifici abusivi, ce ne sono 240 da verificare. Il sindaco Ali ha istituito un'apposita task force, 17 gli immobili che sarebbero già da abbattere. Il prefetto di Catania Claudio San Martino ieri ha incontrato il sindaco di Acireale Stefano Ali per affrontare la mai risolta questione abusivismo e demolizioni nel territorio. In città ci sono un centinaio di immobili, ma il numero potrebbe raggiungere e superare le 200 pratiche, sulla cui edificabilità occorre fare chiarezza, e per questo motivo il primo cittadino istituirà una task force di esperti interni all'ente per venire a capo della vicenda tornata ad attualità dopo la recente alluvione che ha interessato il palermitano provocando morti e devastazioni. Allo stato gli uffici comunali stanno verificando la posizione sanatoria dei 17 abitazioni, altre 7 sono state già raggiunte da provvedimento definitivo di demolizione e vanno abbattute. La situazione più critica si registra sul lungomare, un tratto di costa tra Santa Tecla e Stazzo negli anni passati è stata cementificata senza alcuna autorizzazione. Oggi si corre ai ripari anche se tardivamente. Analoga situazione si registra lungo il torrente Lavinaio Platene e il Peschiera, alcuni tratti colpevolmente ristretti dalla mano dell'uomo che ha edificato a ridosso degli alvei senza tenere conto dei rischi connessi alla fragilità delle aree torrenziali in cui si registrano sempre più vaste violente esondazioni, un serio pericolo per l'incolumità delle persone e delle stesse abitazioni. Per i sindaci siciliani investiti dalla problematica pende la spada di Damocle di essere dimessi d'ufficio se non adottano i relativi provvedimenti di demolizione, accentuati dai recenti fatti di cronaca su cui lo stesso governatore della Sicilia Nello Musumeci ha espresso giudizi durissimi verso gli amministratori che da anni colpevolmente rinviano la questione. In questo momento stiamo cercando di riorganizzare gli uffici, perché finora il Comune di Acireale l'unica demolizione che ha fatto è stata quella dell'ecomostro, però è una demolizione che è stata fatta dal Genio Civile. Quindi fino a oggi i nostri uffici non si sono attrezzati, non hanno un background, un'esperienza per portare avanti questa operazione. Quindi stiamo facendo una task force multidisciplinare con protezione civile, area tecnica, urbanistica e lavori pubblici per andare a verificare quali sono le situazioni rischiose. Quindi anche perché un altro problema che esiste è che non sono solo gli immobili oggetto di sanzioni, di ordinanze, ma anche ci sono immobili che hanno ricevuto la concessione edilizia 50 anni fa, 60 anni fa, che sono chiaramente oggi non l'avrebbero ricevuta, ma che sono oggetto anche di attenzione, perché noi dobbiamo garantire l'incolumità della gente, quindi riuscire a avere un quadro complessivo di qual è la situazione, quali sono gli immobili a rischio, perché esiste uno studio, c'è il documento un paio che definisce quali sono le aree a rischio, che ci dia anche indicazioni di come intervenire in caso di emergenza. Senta, le posso ricordare che c'è un decreto che i sindaci che non sono interventisti rischiano di andarsene a casa? Certo, questo qua è un decreto legge fatto dal Presidente Musumeci. È chiaro che il sindaco, il mestiere di sindaco è la frontiera, quindi qualsiasi problema, poi è facile, si viene scaricato sul sindaco che deve provvedere
anche con risorse economiche, perché la demolizione in danno deve essere fatta attraverso, può essere fatta se consenziente il proprietario dell'immobile, attraverso un'operazione fatta dal proprietario. Se il proprietario non esegue la demolizione, deve essere fatto utilizzando fondi comunali, che poi dopo verranno recuperati, ma con le difficoltà che ha l'ente di recuperare. Si è svolto stamani a Catania, nel centro fieristico Le Ciminiere, un seminario di formazione per i dipendenti pubblici che operano nelle aree a rischio corruzione. Il seminario ha avuto per tema le principali novità del codice dei contratti pubblici, con particolare riguardo agli affidamenti diretti e alle procedure sotto soglia. Organizzatori, la città metropolitana di Catania, in collaborazione con il comune di Motta Sant'Anastasia, nell'ambito del progetto d'intesa sottoscritto per migliorare e coordinare i percorsi formativi del personale. Tra gli intervenuti Ignazio Baglieri, segretario generale della città metropolitana, e Loredana Patti, segretario generale di Motta Sant'Anastasia, che hanno introdotto lo specifico tema della giornata. A relazionare invece Francesco Armenante, docente di scienza dell'amministrazione della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Salerno. State vedendo le immagini. Nuovamente in studio, ma non ci sono notizie dell'ultima ora né aggiornamenti dalla redazione. Termina dunque qui questo telegiornale, che potrete riseguire su internet, sul nostro sito che vedete in sovraimpressione, ma anche sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale YouTube. Nel frattempo controllo gli ultimi aggiornamenti sul maltempo. Vi segnalo che la situazione continua pressoché invariata, continua dunque a piovere. Sono stati 47, lo leggiamo assieme, gli interventi dei Vigili del Fuoco eseguiti in provincia di Catania. Le zone particolarmente colpite, quelle di Zia Lisa, Pigno, Villaggio Santa Maria Goretti, Aeroporto e San Giuseppe l'Arena. In provincia di Catania invece particolarmente colpita dal maltempo la città di Riposto. Dicevo, 47 gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco, 50 quelli ancora da espletare. A supporto dei Vigili del Fuoco di Catania sono intervenute squadre anche dai comandi provinciali di Siracusa e di Messina. Dunque questo l'aggiornamento in coda al nostro TG per quanto riguarda la nuova ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Sicilia. Dicevamo dunque dove potrete riseguire questo telegiornale, i nostri canali social, un nuovo appuntamento invece in diretta con la nostra informazione domani alle 14. Adesso vi lascio al meteo e poi subito dopo alla programmazione della rete. Grazie e a tutti voi, buona serata. Le previsioni meteorologiche per la giornata di domani, sabato 17 novembre. Il cielo sarà nuvoloso su tutta la Sicilia, qualche sprazzo di sole, ma ci saranno anche precipitazioni sparse. I venti saranno moderati, i mari leggermente mossi. Uno sguardo adesso alle temperature: a Catania scendono sia minime che massime, 16 gradi in notturna, 18 invece quelli registrati in tarda mattinata. La temperatura più alta tra Catania, Agrigento e Messina, la più bassa invece ad Enna con 5 gradi centigradi.